Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TG di TV City. In apertura ricordiamo la visita di Papa Giovanni Paolo II a Torre del Greco l'11 novembre 1990. Sono passati 31 anni. Poi la politica cittadina, parliamo in particolare di politiche sociali. L'ambito N31 del comune di Torre del Greco rischia il commissariamento, la denuncia del consigliere comunale Luigi Caldarola. Annullato l'avviso pubblico per l'organizzazione di eventi nell'ambito della rassegna Natale da Favola a Torre del Greco. Ne abbiamo parlato con il consigliere comunale Vincenzo Salerno. Via agli interventi di igiene urbana nell'area mercatale di via Circunvallazione, via Cavallerizzi a Torre del Greco, istituito il divieto di sosta. Restiamo in chiusura sempre a Torre del Greco. Da ieri sera anche via dei Naviganti è collegata alla pubblica illuminazione cittadina. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Sera dell'11 novembre del 1990, quando Karol Wojtyła, il Papa dei Giovani, il Papa oggi Santo, attraversò il centro della città di Torre del Greco, accolto con entusiasmo e commozione da una folla di persone ai lati della strada, in attesa del passaggio della Papa Mobile. Il corteo di Giovanni Paolo II varcò il casello autostradale alle 18:20, discese per via Marconi e per via Vittorio Veneto. Già qui migliaia di fedeli aspettavano il passaggio del Papa. Poi il corteo attraversò via Roma e via Salvator Noto, concludendosi in una piazza Santa Croce festante. Lungo il percorso, cori e canti sacri e la voce di un giovane Don Giosuè Lombardo che raccontava passo dopo passo gli spostamenti del corteo, accogliendo il vicario di Cristo con la frase: «Tu sei Pietro, vieni a sostenere la nostra speranza». Campagna a festa mentre il Papa risaliva le scale della Basilica accarezzando donne e bambini che lo invocavano da ogni lato. Ad accoglierlo il parroco di allora, Don Onofrio Langella, nella Basilica di Santa Croce. Il Santo Padre si inginocchiò e pregò per 10 minuti dinanzi alle spoglie dell'allora beato, oggi San Vincenzo Romano. All'uscita del Papa, la benedizione in piazza della statua di Vincenzo Romano. Ultima tappa via Comizi. Qui il messaggio ai torresi, insieme al sindaco di allora, l'avvocato Salvatore Polese e il cardinale di Napoli, Michele Giordano. Lo spirito richiede a voi una carità che sappia difendere coraggiosamente la vita, liberando ogni uomo dalle schiavitù della violenza e delle intimidazioni provenienti da poteri illegali. Questo è il messaggio che Giovanni Paolo II volle affidare alla nostra città. Lo spirito vi invita ad operare tutti in una comunità di intenti, con generosa dedizione, fidando nella forza della verità e della giustizia. Luigi Caldarola, l'ambito N31 del comune di Torre del Greco rischia di essere commissariato. Che cosa sta succedendo? Succede che purtroppo dopo 11 mesi dal cambio, dall'avvento di questa nuova maggioranza abusiva, in realtà non c'è programmazione, non partono i servizi e né tantomeno si è messo mano al nuovo piano sociale di zona nei tempi previsti, e quindi si rischia un commissariamento che sancisce la definitiva disfatta di questa nuova amministrazione.
Ritardi e inefficienze, ma a pagare sono le fasce deboli. Sì, perché molti servizi che avevamo programmato nel 2020 non sono mai partiti e ci sono ingenti ritardi anche sugli elenchi, quindi c'è anche una mancata trasparenza rispetto a quelle che erano e sono delle problematiche che avevamo risolto grazie all'approvazione del nuovo regolamento che oggi è puntualmente disatteso. Ferma anche la situazione degli asili nido. Sì, l'asilo nido comunale con cui c'era stata data insomma, l'apertura dal 2015 in maniera continuativa e quindi un servizio offerto alle fasce 0-36 mesi, ad oggi risulta chiuso sia quello a via Giovanni XXIII sia alla Don Bosco. Questo perché è dovuto sempre a un'incapacità amministrativa. Oggi sia della parte tecnica guidata dalla dottoressa Sacco sia dalla parte politica che non è stata capace di attuare un indirizzo dato dall'assessore Refuto nel 2020 in cui erano stati stanziati ben 380.000 euro per far sì che ci fosse la continuazione del servizio e ad oggi è stata data priorità alle paritarie liquidando solo quell'importo. L'abbiamo attenzionato insieme ai colleghi dell'opposizione, speriamo che venga fatta chiarezza su questa diciamo anomalia riscontrata nella determina pubblicata pochi giorni fa. Oggi tra l'altro c'è un importante finanziamento giunto al Comune di Torre del Greco di circa 1.280.000 euro che va programmato entro il 20 novembre 2021. Ad oggi non è stato ancora programmato. Abbiamo chiesto al Consiglio Comunale di esprimersi nel prossimo Consiglio Comunale, speriamo che ci venga data l'opportunità nel solo e esclusivo interesse di Torre del Greco. Il commissariamento che cosa significa? Il commissariamento in realtà significa che oltre a sancire il fallimento della politica potrebbe in realtà dare un contributo perché sicuramente verrà presentato il piano sociale di zona seppur senza gli indirizzi politici, ma comunque permetterebbe alle fasce deboli di avere tutti i servizi e garantire i servizi necessari. Siamo in attesa di conoscere quelle che sono le iniziative che sta facendo l'ambito perché ad oggi non ci sono atti pubblicati, non c'è nulla di ufficiale ma solo rumors che per adesso non trovano riscontro né danno la certezza alla città di Torre del Greco di essere governata con certezza e concretezza dai soggetti che oggi sono gli attori principali di questo settore. Quando parliamo di fasce deboli, chi intendiamo? Chi sono i destinatari di questi servizi? Le politiche sociali riguardano sia gli anziani, i disabili, ma anche coloro che magari sono in uno stato di disagio e lotta alla povertà. Insomma, è veramente un settore che è cruciale in questo momento storico della nostra nazione e del mondo intero, visto che abbiamo avuto una pandemia che comunque sicuramente ha debilitato ulteriormente le fasce già deboli, insomma, che avevano una storicità di debolezza sia economica e quindi è un settore cruciale in cui l'amministrazione fino adesso aveva dato il giusto risalto con delle iniziative che sono oramai interrotte da quando c'è stata questa nuova maggioranza e che purtroppo constatiamo il totale abbandono delle fasce deboli. Questi giorni sul sito del Comune di Torre del Greco era visibile l'avviso pubblico per una manifestazione di interesse per cercare soggetti che organizzino eventi per la rassegna natale da favola. Oggi tutto è stato annullato. Cosa è successo? Abbiamo appreso che è stato annullato per un errore informatico che non ha permesso la pubblicazione della determina collegata all'avviso, alla manifestazione di interesse. È una nota che abbiamo inviato qualche giorno fa anche noi al segretario generale, sottolineando il vizio procedurale perché il semplice avviso non supportato da una determina che ne indicasse l'impegno di spesa, il responsabile del procedimento, che approvasse l'avviso stesso, poteva essere possibile solo quando si trattava di una semplice manifestazione di interesse. Dal momento invece che l'avviso, leggendolo bene nelle pieghe, prevedeva anche il recepimento delle offerte da parte degli interessati e che all'articolo 7 chiudesse anche il procedimento con la comunicazione di chi era vincitore o meno, appariva come un bando informale, procedura possibile anche secondo la legge semplificazioni, ma con l'obbligatorietà di una determina che ne indicasse i contenuti di cui prima. È evidente anche un'anomalia nella scadenza.
La scadenza era prevista per oggi alle 10 del mattino e se non erro la pubblicazione all'albo pretorio dell'annullamento è avvenuta postuma la scadenza. Speriamo che questo non possa creare dei dissidi e degli strascichi, delle code al tutto. Siamo curiosi anche di vedere se poi sarà sempre lo stesso avviso ad essere pubblicato. Comunque, come per ogni procedura di questo tipo, l'attenzione da parte nostra e delle opposizioni in generale sarà alta. Sicuramente sarebbe stato forse anche politically correct annullarlo prima della scadenza, onde evitare qualsiasi retropensiero. Continueremo ad avere comunque l'attenzione necessaria. Via di interventi di igiene urbana in via Circunvalazione e via Cavallerizia a Torre del Greco, per il recupero di sversamenti illeciti e rifiuti speciali e non a cura della Buttol. Una bonifica annunciata di recente dall'amministrazione comunale per far fronte al degrado della zona ridotta ad una vera e propria discarica a cielo aperto. A tal fine è istituito con apposita ordinanza a firma del dirigente Salvatore Visone il divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata con rimozione forzata. Un dispositivo di viabilità temporaneo che arriva a seguito della nota da parte del sesto settore ambiente ed ecologia del comune. Si tratta di interventi che necessitano per il corretto svolgimento di interdire la sosta nelle aree interessate. In particolare nell'area mercatale, piazzale ed area di sosta di via Circunvalazione è previsto divieto di sosta con rimozione forzata lunedì 15 dalle 7 alle 13 e in via Cavallerizzi, in corrispondenza dell'Istituto Comprensivo Sauro Morelli, fino al civico 47, divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata martedì 16 e giovedì 18 dalle 7 alle 18. Da ieri sera anche via dei Naviganti a Torre del Greco è collegata alla pubblica illuminazione cittadina. Un intervento a cura dell'assessorato ai servizi tecnologici del comune che arriva dopo le numerose richieste dei residenti della zona. Sono soddisfatto, ha commentato il sindaco Giovanni Palomba, della solerzia e dell'impegno con cui i nostri uffici sono riusciti a rendere e garantire un servizio importante alla comunità cittadina. Non poteva restare al buio un'arteria centrale della città. Un intervento che arriva dopo l'accensione della bretella di collegamento di via Alcide De Gasperi nelle scorse settimane. Stiamo progressivamente provvedendo ad illuminare tutte le zone della città, anche quelle più remote e periferiche. Sono le parole dell'assessore a ramo Giuseppe Speranza. Riteniamo infatti essere una priorità assicurare l'incolumità e la sicurezza ai nostri cittadini attraverso l'illuminazione pubblica, quale elemento di prevenzione ad incidenti, atti vandalici ed eventuali fenomeni di micro e macro criminalità. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani.